Roberto Moser contro Bernard Hinault. Al Giro di Lombardia del 1978 i fari sono tutti puntati su questi due grandi campioni. Si contendono la vittoria al Super Prestige, una sorta di campionato mondiale a punti che va a premiare il corridore più continuo della stagione. Moser in quel 1978 ha vinto la Parigi-Roubaix ed è arrivato secondo ai mondiali di ciclismo. Hinault ha dominato Vuelta e Tour de France. Tutto si deciderà in questo Giro di Lombardia, sul traguardo a Como. Andiamo a rivedere le fasi finali della corsa con la telecronaca originale di Adriano De Zan. Era il 7 ottobre del 1978. Eccovi la situazione. Roberto Ceruti, 30 secondi su Vandi, Johansson, Moser, Polentir, Baronchelli, Panizza, Zetmelk, Visentini, De Moink, Hinault e Saronni. Ecco il gruppo degli inseguitori nei pressi di Villa Olmo a 13 km dalla conclusione. Brevemente la cronaca di questa corsa. 149 i partenti, starter il presidente del CONI Carraro, prima fuga della giornata Zanoni, un compagno di squadra di Ceruti. Al 20° chilometro Zanoni si invola, viene ripreso al 30° chilometro dopo aver ottenuto un vantaggio massimo di un primo e 20 secondi. Sul Ghisallo al 66° chilometro primo Crepaldi, sul colle di Balisio primo De Moink, su Hinault, Polentir, Moser e quindi il gruppo. E il campione del Belgio che vedete appunto in ultima posizione con il numero 134 è stato il più attivo in questo finale di corsa dando continuamente battaglia. Polentir è stato raggiunto da Zetmelk, poi dal gruppetto degli inseguitori che appunto vedete inquadrato. Poi in contropiede è partito Ceruti. Ecco Johansson, il campione di Francia, in noi. In prima posizione Baronchelli, il vincitore dell'ultima edizione del Giro di Lombardia. Lo vedete appunto con il numero 1 nella sua scia, con il 110 Moser, marcato stretto dal campione di Francia Bernard Hinault. Bernard Hinault, vincitore quest'anno del Giro di Spagna, del Tour de France, del Critérium National, del campionato nazionale francese e del Gran Premio delle Nazioni. Questo è il cremonese Roberto Ceruti, difende i colori della Mecapsel Italia, è stato campione d'Italia dei dilettanti 2 anni fa, passato professionista l'anno scorso, sempre agli ordini di Dino Zandegu, ha vinto il Giro di Romagna dello scorso anno, poi una serie di sfortune non gli ha consentito di ottenere nella categoria superiore quei risultati che tra i dilettanti lo avevano messo in evidenza come il migliore. È una corsa molto importante il Giro di Lombardia, vero campionato del mondo d'autunno, importante perché è valido per la Coppa del Mondo, dove è nettamente in testa la Sanson Campagnolo che è ormai sicura di essersi aggiudicata il titolo mondiale a squadre. Sanson Campagnolo con 120 punti contro i 91 della Eisborg Jos e i 78 della T Raleigh. Valida altresì quale ultima prova per il Super Prestige, la più classica tra le classifiche francesi. 12 punti dividono Moser da Hinault. Quindi ecco perché Hinault marca strettamente Moser, non tanto per il valore della targa quanto per il valore dell'assegno che oltretutto è in franchi francesi. È dal 61 che il Giro di Lombardia si conclude qui a Como, sul lungo lago Trento. I plurivincitori in campo nazionale sono Coppi con 5 successi, Binda con 4, Bartali, Belloni e Girardengo con 3, con 2 vittorie Bini, Bitossi, Brunero, Gimondi e Ricci. Bitossi e Gimondi che proprio con il Giro dell'Emilia il 4 ottobre hanno deciso di abbandonare l'attività agonistica per quanto concerne le grandi competizioni su strada. Ecco Zandegu che rischia non solo l'infarto ma anche l'incidente perché
per svolgersi dal finestrino, evidentemente non si ricorda che sta anche guidando l'ammiraglia. La formazione diretta da Zandegui al suo primo anno in questa forma agonistica si è aggiudicata una prova con Porrini della Ruota d'Oro e la semitappa che si concludeva ad Assisi con Zanoni al Giro d'Italia. Approfittiamo della presenza del direttore di Tutto Sport Ormezzano per un giudizio sul ciclismo. Tu sei sempre affezionato al ciclismo, perché? Beh, innamorato più che affezionato, quindi se dico innamorato non devo dire il perché, no? Perché non ci sono i perché di un amore, c'è l'amore. E voglio dire però che per me quest'anno il ciclismo, ancorché perdendo Merckx e Gimondi, abbia perduto due grossi personaggi e quel dualismo che si pensava e si pensa anche debba essere il principio motore, no, di questo sport, ha guadagnato moltissimo per una ragione che... Ecco, però io vorrei pregare il regista, le donne, di ritornare sui corridori. Sappiamo che ci sono delle difficoltà dovute alle numerose radio e alle numerose televisioni private che invadono le nostre frequenze. Ecco però che Ceruti sta per essere ripreso da Moser, quindi in vista del traguardo Ceruti è stato ripreso. Io volevo tornare però al ciclismo tutto, indipendentemente dal Ceruti di oggi, e dire che questa è stata per me storicamente una grande annata, perché il problema doping non è più soltanto nel mondo dello sport un problema ingiustamente attribuito, commissionato, deputato al ciclismo. Ed ieri la notizia di quattro grossi pezzi dell'atletica leggera sovietica in odore di pasticca. Ci sono stati dei nuotatori in odore di pasticca. Si parla di doping e per me di medicina sportiva moderna, perché io voglio esorcizzare assai questa parola, un po' dappertutto. Il 78, secondo me, in una prospettiva storica, verrà tra un po' di tempo ricordato come l'anno in cui si è smesso finalmente di mettere il ciclismo sul banco, lui solo, sul banco degli accusati di sperimentazioni più o meno lecite, più o meno scure, di medicina sportiva. Il ciclismo nel 78 è andato in lavanderia, ma non per merito suo, perché non aveva bisogno intrinsecamente, ma perché finalmente ci si è accorti che non era giusto cacciare le streghe, se sono streghe, solo in un determinato mondo dello sport. Grazie Ormezzano. Allora torniamo in cronaca diretta. È stato ripreso Ceruti, vediamo in testa al gruppo Baronchelli, tallonato da Moser. Ricordiamo che anche Poggiali abbandonerà quest'anno l'attività agonistica, lo vediamo qui sul podio, lo coinvolgeremo più tardi nella nostra intervista. Intanto vediamo con il 151 in penultima posizione Panizza, ultimo è Ceruti, davanti a lui c'è lo svedese Johansson, poi Zotmelk. Ecco intanto Baronchellino che, come vedete, marca Moser. Moser si è voltato, cerca collaborazione. Ecco De Muyck che scatta nella scia di De Muyck, Vandi, poi ecco Panizza. Vi diciamo anche i gruppi sportivi. Intanto vedete a 8 km dalla conclusione scatto di Johan De Muyck con Vandi e Panizza nella scia dei tre. Si è portato Moser con Hino, poi avete visto Zotmelk, ecco Baronchelli, poi Visentini, ecco lo svedese Johansson nella scia del campione di Francia, Bernard Hino. Uno sprint a 8 per concludere la classicissima di fine stagione, un vero e proprio campionato del mondo d'autunno. Un breve tratto in pavé. Ecco Panizza in ultima posizione, davanti a lui c'è Vandi, sulla destra Johansson, ecco che tenta un allungo Vandi, Johansson, Panizza si portano nella scia del corridore romagnolo, mentre vedete la maglia del campione di Francia, Hino, poi Zanoni in penultima posizione, Baronchelli e in ultima posizione l'olandese Jop Zotmelk. Curve secche che immettono nel rettilineo finale. Ecco lo staff dirigenziale, Michelotti e Torriani nella scia delle macchine. Ecco lo sprint testa a testa fra Moser, ha vinto Moser secondo e Johansson terzo e no, poi Panizza, Vandi, Baronchelli, Zotmelk e Ceruti.
e in ultima posizione si piazza Johan De Muyca. Con questo successo Francesco Moser non si è aggiudicato soltanto il Giro di Lombardia ma anche il Super Prestige, in quanto che solo 12 punti dividevano Moser da Hinault. Per l'ultima classifica c'erano 60 punti al primo e 40 al secondo, quindi Francesco Moser ha vinto ancora il Giro di Lombardia, Giro di Lombardia che si era aggiudicato sotto la pioggia un paio di anni fa, per la precisione nel 75, e che oggi ha rivinto in una giornata primaverile. Tempo di Francesco Moser sui 266 chilometri, tempo 6 ore 48 primi, alla media record di 39.293. Primo Moser, secondo Johansson e terzo Hinault. Ecco qua Moser, ecco qua Moser, l'abbraccio fra Sanson e Francesco. Ti ringraziamo di aver immediatamente raggiunto la nostra postazione. Abbiamo parlato di duplice vittoria non solo nel Giro di Lombardia ma anche nel Super Prestige. Ci tenevo, si può dire, di più al Super Prestige perché non l'avevo mai vinto che al Giro di Lombardia, però per vincere quello dovevo vincere anche la corsa e ce l'ho messa proprio tutta. C'è stato un momento che ormai avevo pensato che la corsa mi fosse scappata di mano perché ero solo, ma poi anche gli altri penso che ne avessero meno di me e sono potuto, mi sono recuperato e sono rivenuto, perché sulla salita dell'Intelvi lì è stato dove sono stato attaccato e avevo un po' accusato. C'è stato addirittura un momento che volevo fermarmi perché ho detto ormai non riesco né a vincere la corsa né il Super Prestige, tanto valeva fermarsi perché ero anche molto nervoso, con sempre Hinault alla ruota da stamattina fino a stasera. Dunque per Moser la soddisfazione di aver bissato in Lombardia, che aveva già vinto nel 1975, e la gioia di essere stato il primo ed unico italiano ad aggiudicarsi il Super Prestige. Ma il fuoriclasse Hinault prenderà la sua rivincita già l'anno successivo. Infatti nel 1979 conquistò sia in Lombardia che la classifica al Super Prestige.